Buongiorno a tutti, leggiamo questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 11. Considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 15. Cristo morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Voglio godermi la vita. Aumentare il potere di acquisto è un grande obiettivo. La società consumistica nella quale viviamo ci spinge a volere sempre di più. Pensiamo di non avere mai abbastanza per essere felici, ci manca sempre qualcosa. È questo godersi la vita? In punto di morte, che importanza avranno i miei beni e tutti i piaceri che avrò sperimentato sulla terra? In tutte le cose bisogna considerare la fine, ha detto La Fontaine, poeta e scrittore francese del 600. La vera felicità esiste solo nella misura in cui uno vive in sintonia con Dio, suo creatore. Per il credente non si tratta di godersi la vita facendo ciò che vuole, ma piuttosto di ascoltare Dio e fare ciò che dice nella sua parola e ricevere così le sue benedizioni. Godermi la vita che Dio mi dà è prima di tutto incontrare Gesù Cristo come Salvatore e come Signore. In questo modo imparo a conoscere Dio come il mio Padre Celeste e a comportarmi in modo degno del Signore, compiendo le buone opere che Dio ha anticipatamente preparato per me, e anche questo costituirà la mia gioia. E voi credete al Figlio di Dio morto e risuscitato per darvi la vera gioia, la vita eterna? Se non avete ancora questa certezza, accettate il dono di Dio senza tardare. Potrete allora veramente godervi questa vita da figli di Dio e l'immensa ricchezza della sua grazia. Efesini capitolo 2 versetto 7. Che il Signore ci benedica. Grazie.